Come commenta le dimissioni di Napolitano? Che arrivano troppo tardi, nel senso che prima di tutto non avrebbe dovuto essere rieletto e dopodiché i suoi mandati sono stati tra i peggiori della storia della Repubblica. Ha travalicato troppo spesso il suo ruolo e quindi non ha adempiuto i suoi doveri, i suoi compiti di garante, bensì si è trasformato in linea con quelli che erano anche i modi e i pessimi costumi dei precedenti presidenti della Repubblica, è diventato una sorta di terzo potere, obbligando i governi, soprattutto quelli di centrodestra, a fare quello che non avrebbero dovuto fare, ovvero farsi vagliare tutte le leggi e i provvedimenti prima di presentarli. Chi deve prendere il suo posto? Chi deve prendere il suo posto? Sicuramente una persona che finalmente faccia il Presidente della Repubblica e non il governo ombra. Dopodiché purtroppo quello che sarà il successore di Napolitano evidentemente corrisponderà a un profilo ben preciso, ovvero dovrà essere gradito alla Banca Europea e dovrà essere gradito ai poteri forti europei, questo è dato di fatto. Che cosa ne pensa del dialogo tra Renzi e Berlusconi per trovare il successore? Beh, ormai più che dialogo questo è un amore, cioè sono effettivamente lingua in bocca da ormai 4 anni. E non era Berlusconi prima, era comunque il PD, ma è un amore che ormai è consolidato, duraturo e sta portando gli effetti che ormai tutti conosciamo, ovvero un vero e proprio disastro dal punto di vista economico.